Comincia il pomeriggio radiofonico di... Io mi stavo sistemando le cuffie così, sì, al volo, vai, vai, mi piace, vai. Però, aspetta, quindi, un attimino. E comincia il pomeriggio radiofonico di Studio 90 Italia. Chi vi parla è Alberto e accanto a me avete già sentito Carlo. Ciao Carlo. Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Dove andrà? Ma basta, buongiorno, sono le 18 anche tu. No, ma perché il buongiorno? Dobbiamo essere solari. Solari, sole, sole, buongiorno. E va bene, sì, ma sta anche tipo sdiluviato, l'immagine sta sdiluviando. Noi non vediamo niente. Noi non vediamo fuori perché lo studio è totalmente insonorizzato, oscurato, fatto. Noi siamo proprio solo col condizionatore. Maniche corte. Maniche corte oggi. Ritorno alle maniche corte. Siamo sempre raffreddati, eh? Attenzione. Ma quello è una costante, perché spostandoci in bici, vedete, c'ho anche un monociclo disegnato sulla maglietta. Ho dato un pugno al microfono. Vabbè, sì. In bici disposti sulla strada. E io ho una strada disegnata nella maglietta. E lo possono vedere solo su studio90italia.it, un bel mi piace sulla pagina, e poi potranno rivedere anche tutte le nostre puntate sul canale YouTube. Dove... Ma possiamo anche dire che siamo sui social, eh? Carlo, è normale. Cioè... facebook.com/radiostudio90italia. Ma cosa? Dove andranno a finire i palloncini? Abbiamo detto tutto tranne questo. Puntata scorsa abbiamo parlato di tantissime cose, di Lapo, di che ancora tuttora continua la storia. E vabbè, ma questa ne tirerà i media, ci manderanno, esatto, per un po'. Esatto, esatto. Abbiamo parlato di tanto, ma oggi c'è ancora di più. C'è sempre di più, sempre, perché arriva, non c'è mai fine, no? Perché oggi che giorno è? Venerdì. Oggi è venerdì. Il fine settimana è arrivato. Alle 19 comincia per noi il weekend. Ma vogliamo lasciarvi con il botto. Quindi facciamo una cosa: andiamo in musica. Con adesso Sei tu la mia città. Perché tu hai Iber Road, quindi sei tu la mia città. Andiamo in musica e rientriamo subito dopo con Rassegnati con la stampa. Siamo tornati dopo la prima pausa musicale. Oggi Alberto si è lanciato in questi negramaro così. Sei tu la mia città. Sì, 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 non lo so, me la sentivo così oggi. la canzone dell'intro. Siamo sempre noi dove andranno a finire i palloncini. Carlo e Alberto con voi fino alle 19. Siamo arrivati alla parte iniziale del programma, quella che Alberto ha battezzato Rassegnati con la stampa. Ecco, perché noi ogni volta abbiamo la rassegna stampa e ci rassegniamo, perché non può essere che nel mondo succedano cose di questo tipo. Siamo in Giappone. In Giappone è stata inaugurata il 12 novembre, sì, quindi da poco, una pista di pattinaggio. Frequentatissima, enorme, bellissima, luminosa. E tu dici, che cosa c'è di strano? Fin qua nulla. Sotto, nella parte, sotto il ghiaccio c'è uno squalo. No, però ci sei andato vicino, perché ci sono congelati ben 5.000 pesci. Perché i poveri pesci, mica? No, ma sono congelati Toshimi Takeda, che è il direttore. Ah, è quello che è per i sushi. No, perché no, è una persona, Toshimi. Toshimi Takeda è il direttore generale di Space World, che è questo questo parco divertimenti all'interno del quale c'è questa pista di pattinaggio. Ho avuto questa idea. Dice, ma se io congelo 5.000 pesci là dentro, sotto il ghiaccio, il tutto non è più poetico? Ma i pesci non sono morti? I pesci sì, sono morti. Però sono congelati. Ah, quindi... però è poetico. Perché dice, la gente pattina e sotto c'ha tutti questi pesci, dalle razze, dalle ove, le ma tipo la protezione animale non l'ho ancora squartato vivo? E infatti c'è il dibattito aperto, è uno spettacolo o una inutile crudeltà? In pratica c'è stata una... è giusto dire che c'è stata all'interno della... come dire, il consiglio di amministrazione, mi piace pensare che ci sia un consiglio di amministrazione, il CDA di questo parco divertimenti, si è riunito e ha avuto una discussione sulla moralità dell'idea. In effetti ci sta. Tutti quanti all'interno del consiglio di amministrazione hanno pensato: no, ma è bellissimo, ma prendiamo anche una balena, facciamolo. L'hanno fatto il 12 novembre, appunto, è stata inaugurata questa pista di pattinaggio. Il 14 novembre è stata chiusa. Ben due giorni. È stata durata ben due giorni. Praticamente le autorità hanno costretto, le critiche, la fortissima eco mediatica, hanno costretto appunto questa pista di pattinaggio a chiudere. Direi che anzi ci hanno perso tempo. Quindi è normale, secondo me. Infatti è stata la prima cosa, senza aver letto la notizia. Abbiamo ricevuto critiche secondo cui non è una cosa buona usare creature come giocattoli e che è male sprecare. Ma che cattive persone questi, quelli che li fanno le critiche. E che è male sprecare il cibo. Capisci? Perché è l'ottica del cibo che ti dà fastidio. Ma è in Giappone. Bene, andiamo in musica, rientriamo subito dopo perché io continuo a parlare di cibo. Ah. Rientriamo in studio, sempre Studio 90 Italia, dove andranno a finire i palloncini con Carlo e Alberto. Carlo ha letto la sua notizia con i pesci congelati sotto la pista di pattinaggio, che secondo loro è sprecare cibo. Ma continuiamo a parlare di cibo.
l'altra volta, qualche puntata fa, abbiamo parlato, Carlo, se ti ricordi, del caffè 80 volte superiore sì, al normale. Certo. Bene, su quella falsa riga è stato inventato un gelato al peperoncino così piccante che serve firmare una liberatoria per mangiarlo. Ma il gelato, ma allora fermi tutti. Aspetta, è caduta una cosa. Fermi tutti. Allora, il gelato è al cioccolato, nocciola, bacio, stracciatella. Fa gli gusti normali, ma perché? Allo speck. Una volta alla fiera di Milano c'era il gelato allo speck. Io l'ho visto alla mortadella a Roma. Non sto scherzando. A Roma ho visto gelato alla mortadella. La smettete di... Ora, il gelato al peperoncino. Sentiamo sta cosa. Allora, è un'idea che nasce da un bel po', cioè circola sui social da un po'. Infatti noi abbiamo le maniche corte, usciremo da qua e andremo a provarlo. Sono stati inventati gelati dai gusti più strani. Puffo, il tuo preferito, se non mi ricordo male. Non mi hai assaggiato il gelato al puff. Non so neanche che gusto abbia, di che sa. Ma non lo so. Neanche tu l'hai assaggiato. No, ma sai, puff di gargamella. Di cosa? Ah, di gargamella. Di caramello. Non so di cosa. Una menzione particolare per i gelati dal gusto più strano se l'è guadagnato sicuramente il gelato al peperoncino fatto dalla gelateria Rehoboth Beach. Ma dov'è? Nel Delaware. Ah, vabbè. Stati Uniti, sicuramente ci sarà una legge collegata al gelato più piccante del mondo. La vado a cercare. Si tratta fondamentalmente di un gelato alla vaniglia con striature di fragola, ma la ricetta comprende alcuni dei peperoncini più piccanti al mondo. Secondo chi l'ha provato, al primo boccone si prova un profondo, ricco, cremoso gusto di vaniglia con un pizzico di dolce in più, ma subito dopo un colpo in bocca degno di Mike Tyson. Ma perché tu dovresti assaggiare questo gelato? Cioè, se è oggettivamente troppo piccante. Vabbè, ma è il brivido di qualcosa di nuovo. No, lo capisco, però attenzione, a me il piccante piace parecchio. Però se è troppo e poi devo stare male, non capisco più nulla, perché? Vabbè, ma è come accostamenti che uno dice, ma cosa c'entra il miele con il formaggio? Sono tanti gli accostamenti, sì, dici, no? Ma il vino rosso con il pesce, il vino rosso, il formaggio con le pere, ma tu dici va bene, sono disco, anche l'agrodolce stesso, sono esatto, due cose che va bene, ma non stai male. Dipende quando le mangi. No. Questo senza dubbio, però se dici, ti mangi la fumi fumaccio così. Siamo d'accordo, però dici là può non piacermi un pezzettino, l'assaggio non mi piace, via, ma lì sto male. I peperoncini utilizzati sono così piccanti che in alcuni villaggi dell'India gli abitanti li strisciano sul recinto per tenere gli elefanti lontani. Cioè, per farvi capire. Per farvi capire. E non a caso, per assaporare il gelato è necessario firmare una liberatoria che avverti i coraggiosi di essere preparato per un bruciore che resterà più del tempo di quello che vorreste o che potrete immaginare. Cioè, c'è una liberatoria, ho la foto ma non si vede, con la quale tu devi firmare, riconsegnare a questa gelateria come presa carico del fatto che tu accetti il dolore devastante dentro di te, in cui appunto la firma dichiara di essere in buone condizioni di salute e di sollevare di ogni responsabilità la gelateria. Però non si tratta del primo gusto strano creato da questo ideatore, di questo pazzo malato, che si chiama Chip Hearn, socio della gelateria. In passato aveva anche creato il gusto chiamato zombie. Che sapeva. No, non, per fortuna non c'è scritto, ma sarà di carne umana. Sarà. Buona. Che aveva attirato però numerosi curiosi. Ha una discreta, Erna comunque ha una discreta esperienza nei peperoncini, dato che in città ha anche un negozio dedicato alle salse piccanti. Ah. Ha unito l'utile al dilettevole, cioè le due sue passioni. Non hai capito niente. No. Lui va in negozio, dice, quella salsa lì è scaduta, che faccio? Ora ci faccio un gelato. Ma bene, allora, secondo me maniche corte è perfetto, è il giusto momento per andarci a prendere un bel gelato. Dove? Anche se siamo un po' influenzati. No, con chi? Con chi? Le donne tre, tu mi hai scritto. Con le ragazze di Luca Carboni. Dove andranno a finire i palloncini, Carlo e Alberto, fino alle 19, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi è venerdì, oggi inizia il weekend, Alberto. Oggi la gente si vuole rilassare, divertire. La devastazione adesso. E noi abbiamo un solo modo per farlo, no? Il blocco 2. E sì, il blocco 2 inizia con questa con cosa questo qui. Però un attimino, io volevo condividere con i nostri radioascoltatori un messaggio che ci ha inviato un nostro amico, in realtà napoletano, che ci ha scritto letteralmente, sempre i fazzoletti, cioè c'ho i bigliettini perché non ce la faccio, guarda, 18 schermi. È napoletano, quindi non c'ho l'accenno. Ve li faccio scattiare questi palloncini. Scattiare in napoletano esiste? No, l'ho dovuto tradurre nelle nostre lingue. Vai, salutiamo questo Andrea. Salutiamo Andrea. Vi faccio scattiare i palloncini. Vi faccio scattiare i palloncini. No, non saprei dirlo. Ma è arrivato quel triste momento di dove andranno a finire i palloncini, ovvero i cuccioloni.
cioè nel senso io ne mangio ormai, parlavamo di gelato prima, al peperoncino, sì. Per passarti la bocca dal peperoncino, sì, certo. Te ne prendi uno un po' più leggero. Carlo, io comincio subito. Dai, cosa hai trovato sul cucciolone questa settimana? Sono le pecore di Murano che producono la lana di vetro? Sì, decisamente. Capito? Sì. Capito, ma che ragionamento geniale. Il punto è che riuscire a tagliarle, perché le cesoie si rompono sempre. Quelle in diamante. Ma la banca del seme quanto dà di interesse? Andiamo avanti. Ma questo è un dato di fatto, secondo uh-huh. me. Se alla fine incontrerò la donna dei miei sogni, che ne farò di mia moglie? Questo secondo me se lo stanno chiedendo in molti, tipo in macchina. Però infatti, se c'è la moglie accanto, no, no amore, no. Io... Ecco, in questo momento ormai... è successo che la moglie ha abbassato la radio oppure l'ha spento. E tu cosa ne pensi? E lui, no amore, ma che c'entra? I ragazzi sono... Ma io mica, ma ci sei solo tu, la luce dei miei occhi... Sei unica, invia tutta la rubrica. Amore, uno, due, tre... Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare agli ammalati? Per questo noi siamo qui, siamo influenza lavorare. Ma... Ora però aspettiamo. No, basta, io leggo. Ah, siamo fermati, grazie. No, no, leggo l'ultima. Soprattutto, l'avevo già detta, però questa io ne ripeto sempre una alla fine per farvela entrare in testa, perché questa mi è piaciuta. Sono Intercity, sì. I milanisti li picchiano? I milanisti li picchiano, gli Intercity, sì. Questa lo sapete perché? Perché siccome ce l'abbiamo sempre con l'Inter. Ma se c'è Intercity, perché ci sono i milanisti nel mezzo se la partita è tra Inter e il City? Ah? Ci ho battuto la mano. Bene, andiamo in musica. Cosa abbiamo adesso? Tu lo sai, fai tu. No, basta. Io non voglio più niente, no? Andiamo in musica e ci sentiamo subito dopo. Ciao. Dove andranno a finire i palloncini? Ritorna così in maniera... Aspetta, Carmelo, aspetta. Sto arrivando. Allora, sì, è bello perché noi stiamo facendo gli affari nostri. Carmelo, due secondi, via, forza. Che cosa? Dove? Secondo me qualche giorno ci sarà il microfono aperto. Sicuro, succederà. Stiamo qualcosa. Insultando qualcuno. Sicuro. C'è già capitato in passato. E bruciano le cose. Allora, lo sapete, a me piace tantissimo gironzolare per l'internet. E ogni tanto Ci siamo noi. conosci TripAdvisor? Sì, il sito per dare un giudizio al hotel, ristoranti. Anche monumenti. Monumenti? Anche monumenti. E io ho raccolto alcune recensioni di alcuni utenti di TripAdvisor che sono venuti in Italia, sì, a visitare il nostro paese. Ma in che lingua le tradotti? No, in italiano. Erano recensioni fatte da stranieri che poi TripAdvisor ha tradotto in italiano. Okay, perfetto. Adesso io ti leggerò le recensioni che sono tutte negative e tu dovrai capire dalla recensione... Strano! E tu dovrai capire dalla recensione... Il monumento che questi stranieri sono andati a visitare. Vai, ci provo, no? Ci sto, no, ci Sei provo. Sei pronto? Sì. Allora, Barry G, un inglese, è venuto... No, in Barry Italia. White. Barry G. È venuto a visitare questo monumento e ha scritto: è l'edificio più sopravvalutato al mondo. Non capisco davvero perché sia così speciale. Ci sono diverse arene antiche ancora intatte, molto più impressionanti. Il fatto che sia grande non significa che sia migliore. È solo un mucchio di rovine. Colosseo. Barry G è andato ma a Roma, ma non li bruciamo la casa, ha visto questo. Il Colosseo e ha detto questa cosa del Colosseo. Vabbè, però se tu ci pensi anche l'arena di Verona comunque è una bella arena. Dito, però è molto più piccola, cioè le cose giuste. Questo l'utente Briebo è un nome utente, non so, Briebo il nome utente Odrierbo. Dall'Australia ha detto: troppi piccioni che distruggono tutto. Piazza San Marco. Oltre al mare non si può praticamente vedere nulla. Cioè c'ha tipo il campanile della chiesa di San Marco che è il più grande. Lui è andato a Piazza San Marco dove, esatto, c'è il campanile più grande. È bellissima Piazza San Marco. C'è la chiesa di San Marco che è spettacolare. Lui il ha leone, detto troppi piccioni distruggono tutto. Oltre al mare non si può vedere nulla. Ah, questo l'utente si chiama Tittav. È come se noi andiamo al Grand Canyon. Ah, vabbè, però questa buca la potevano riempire. Pietro, c'hai capito? Sì, praticamente Tittav o Tittav V, sì. Un utente di Helsinki, dice: c'è solo un buco in un soffitto convesso, ma devi vederlo perché così puoi dire di averlo visto. Gli uomini silenziosi e tristi che siedono vicino alle tombe erano impressionanti. Il Pantheon. Madonna, ma sono tipo una bomba. Tu però... stai capendo, stanno distruggendo l'architettura e l'arte e la cultura, cioè, italiana. Io c'ho un libro di storia dell'arte che è grande quanto il mio letto, tipo cose bellissime distrutte in questa maniera. Patrick T dal Texas scrive: solo una rampa di vecchi scalini, sopravvalutata, non so che cosa ci sia di così speciale. Cos'è? Piazza di Spagna. Piazza di Spagna. E poi l'ultima e chiudiamo, l'utente di nome Adventure da Salt Lake City scrive:
C'è uno che ha un lago salato con... Cioè, per favore. Che cos'è la grande che cos'è la grande attrazione che ogni anno attira milioni di visitatori a vedere questa cosa? Voglio dire, è semplicemente deludente, però la gente viene. Ma... No, qua non ci sono i riferimenti, mi viene un po' difficile. Lui si meraviglia del fatto che ogni anno migliaia di gente venga a vedere questa cosa e dice, è deludente. Non lo so, mi viene Firenze, ma non so perché... La Fontana di Trevi. C'è questo tizio a Salt Lake City. A Salt Lake City cosa hanno di monumenti? Salt Lake City hanno il, hanno il lago salato dove fanno le gare di accelerazione per le auto. Ah, e ha scritto questa cosa. Capisci? Il centro del mondo, Ligabue. Ritorniamo in studio, studio90italia.it per vederci, la vostra cara radio per sentirci e la WhatsApp line per insultarci. 380 19 33 500. Carlo, indovinato. Bravo. Beh, rientriamo dopo aver sminuito i nostri monumenti in maniera anche ridicola, però. Palese. Dopo aver parlato di tante belle cose, ma adesso comincia il weekend. Noi stiamo fremendo, la nostra birra ci aspetta, come sempre. Anche se siamo influenzati, ce ne prenderemo 18.000. Ma mia mamma mi diceva sempre, anche mia nonna mi diceva sempre quando ero che la birra fa bene. No, mi dicevano, quando sei influenzato, un bicchiere di vino rosso che ti aiuta. Stasera le bottiglie daranno i calci ai santi. Non lo so, il vino rosso, ma è vera poi questa cosa. Allora, facciamo una cosa, non lo sappiamo. Lo possono scrivere sempre al 380 19 33 500. Ma noi proviamo lo stesso. No, sì, certo. E ve lo diciamo lunedì. Metodo sperimentale questo, quello di Galileo. Esatto. Se c'è una cosa su cui sei in dubbio, provala. Cosa ci rimane di dire? Solo di fare un grande saluto. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì. E comunque ci potete rivedere quando volete su YouTube, sulla nostra pagina social di Facebook, studio90italia.it. E quindi ciao. A lunedì.